Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Motore Salute. Questa sera cercheremo di capire come alimentarci in maniera corretta per preservare al meglio le nostre difese immunitarie. E poi scopriremo anche nel corso della trasmissione che se siamo più sani, se ci alimentiamo in maniera più sana, siamo anche più belli. Ben ritrovata, dottoressa Macortini, buonasera. Buonasera a voi, Come dire, buonasera. più sani ma anche più belli. Sì, sicuramente, io dico sempre che soprattutto la pelle è proprio lo specchio di quello che noi andiamo a mangiare, quindi è importante cercare di introdurre vitamine, sali minerali, ma soprattutto vitamina A nel primo periodo, in questo periodo dell'anno in cui comincerà, speriamo, ad A far esserci un pochino bello. di sole, no? Vitamina A che è classicamente ritrovata nei frutti o nelle verdure arancioni. Assolutamente sì. Nella frutta e la verdura arancione che possiamo consumare in modi molto diversi, no? Soprattutto proporle ai bambini che hanno una pelle molto delicata o alle persone anziane della famiglia. È molto importante ricordare che la vitamina A è una vitamina, come ti posso dire, liposolubile, quindi solubile nei grassi. Quindi nel momento in cui noi andiamo a preparare un'insalata o delle verdure cotte, sarà estremamente importante andarla a condire con dell'olio. Nell'olio la vitamina A diventa proprio biodisponibile per il nostro corpo e quindi abbiamo la possibilità di assorbirla al meglio. Quindi un'insalata di carote crude va assolutamente condita con Ma sì, l'olio. con un filo d'olio extravergine, naturalmente d'oliva e possibilmente di italiano. Questo assolutamente sì. Possiamo anche però proporre le carote banalmente con degli estratti o dei centrifugati. Allora, proviamo a fare chiarezza. Quale differenza c'è tra un frullato, un estratto e un centrifugato? Perché ci avviamo verso la bella stagione ed è Certo. un bel modo per mangiarsi Comodo frutta e anche, verdura, comodo anche e molto comodo. comodo soprattutto quando magari siamo al bar e abbiamo bisogno di fare una piccola merenda veloce, non vogliamo prendere il caffè e chiediamo una centrifuga oppure un estratto. Il frullato è un pochino passato di moda, no? Io sono cresciuta a frullati con Perché è banane e passato di latte, moda? ma perché lo vedo che non è difficile trovarlo nei bar, mentre i bar propongono di più centrifughe ed estratti. Ecco, questa è interessante, la differenza tra comunque centrifuga e frullato e un estratto. Perché? Perché nell'estratto viene estratto appunto l'essenza del prodotto, che può essere il nostro ortaggio, può essere il nostro frutto, mentre vengono messe da parte le fibre. C'è un grande scarto di fibre che si consiglia, io consiglio sempre di utilizzarlo magari per fare dei piccoli, anche dei piccoli ghiaccioli con sapore di tipo diverso, e dall'altra parte invece si ottiene il nostro estratto, che è un estratto eccezionale per chi ad esempio ha problemi di diverticolite. Chi ha problemi di diverticolite, quindi ha la necessità di non consumare fibre per evitare un'infiammazione ulteriore dell'intestino, delle ansie intestinali, è utile preparare questi estratti, soprattutto nel periodo in cui questa infiammazione è ad un livello acuto, per cui è una cosa facile e veloce. Possiamo eventualmente prepararla magari un giorno in cui abbiamo un pochino più tempo e questa cosa può essere utilizzata nei 2 giorni successivi e possiamo anche giocare un pochino di fantasia, quindi in funzione dei gusti possiamo scegliere. Le carote sono sempre molto utilizzate per gli estratti, ai quali possiamo aggiungere mele, kiwi, quello che ci interessa, sempre, come dico sempre, utilizzando dei colori diversi, perché ciascun colore ha un apporto di vitamine e sali minerali chiaramente diversi. Allora, per intenderci con i nostri telespettatori e anche tra di noi, l'estrattore è una sorta di coclea che di fatto separa il liquido dalle fibre e quindi esce da una Esattamente. parte il liquido e dall'altra la fibra. Sì, Siamo d'accordo? esattamente, Questo è assolutamente. Questo è l'estrattore. Lo l'estrattore, che poi compriamo? possono essere di tipi Esatto, diversi, a ma lo prezzi più o possiamo meno comprare diversi. anche con una cifra molto Sì, contenuta. decisamente. E poi abbiamo invece la centrifuga. La centrifuga non ha questa caratteristica, quindi quando noi facciamo un centrifugato, questo invece è molto consigliabile, che in questo si fa molta confusione, è consigliabile a chi ha ad esempio problemi di stipsi. Quindi può esserci il passato di verdura, ma può esserci anche la centrifuga come merenda, arricchita magari di qualche frutto come il kiwi, che aiuta perché è molto ricco appunto di fibre, che in questo processo noi non andiamo a perdere.
Quindi questo quindi, è interessante. Ma il frullato, diciamo che è facile e intuitivo comprendere come funziona. C'è un sistema attraverso il quale viene tritato il frullato. Il frullato è un altro vecchio frullato, tutto, esatto. Io parlo almeno per me di quando ero bambina, che c'era questo mulinetto che trita e che di solito appunto veniva utilizzato col latte, e latte, banane, latte, mele, fondamentalmente molto con le fragole. Oggi, ecco, oggi il latte considerato è considerato praticamente una cosa diavolo. Tabù, però secondo me invece può essere benissimo utilizzato, a meno che non ci siano delle situazioni veramente riconosciute di intolleranza al lattosio, e che questa intolleranza, questo è importante dirlo, venga riconosciuta in modo serio, con un breve test, quindi con test fatti nei posti adatti, quindi possibilmente in un ospedale o in un laboratorio comunque, perché è un peccato togliere un prodotto prezioso. Quindi può essere poi parzialmente scremato, può essere intero, totalmente scremato, e ricordiamo che il quantitativo di calcio che noi troviamo nel latte è sempre lo stesso, quindi noi in un totalmente scremato andiamo a eliminare i grassi, ma andiamo a mantenere il calcio. Questo è molto importante per le signore in menopausa, che possono essere aiutate in modo veramente attivo anche dal latte, se non hanno problemi chiaramente di intolleranza. Ecco. Allora, questo è il frullato, abbiamo visto che cos'è l'estratto, il centrifugato. Il centrifugato è invece, diciamo, una via di mezzo, è un frullato un pochino più moderno che non ci elimina le fibre, come dicevamo prima, e quindi è molto consigliabile, e poi ormai nelle case si trova sempre la centrifuga, non si trova il frullatore, io ce l'ho nella casa del mare perché risale ai tempi antichi, e la centrifuga è carinissima proprio perché con questa noi ai bambini possiamo introdurre anche qualche verdura che di solito arricciano sempre il naso, no? E in questo modo loro bevono, e se abbiniamo in modo corretto e un po' furbo le nostre verdure a qualcosa di un pochino dolce, riusciamo a fargli prendere anche degli ortaggi senza che se ne accorgano, semplicemente bevendo. Diciamo che centrifugati, estratti, frullati ci aiutano per proteggere le nostre difese immunitarie. Certo, perché noi possiamo, ad esempio, da un frullato o anche aggiungendo ad un centrifugato, in funzione di quello che abbiamo in casa, o anche se vogliamo un estratto, questo è un pochino più difficile abbinamento, di solito l'estratto è abbastanza acido, però possiamo aggiungere ad esempio dello yogurt. Lo yogurt aiuta molto il nostro intestino a mantenere, ora si usa molto parlare di microbioma intestinale, quindi di un intestino che sia sano, cioè che abbia proprio tutti i batteri buoni, chiamiamoli così, al posto giusto. Questo è estremamente importante perché all'interno del nostro intestino noi abbiamo la creazione delle nostre difese immunitarie, quindi noi possiamo preparare il nostro frullato, possiamo poi aggiungere lo yogurt in modo che non si surriscaldi eccessivamente quello che andiamo a preparare, e possiamo anche qui scegliere lo yogurt che ci interessa di più in funzione dei batteri che vanno a creare. Ad esempio adesso si usa molto anche il kefir, che possiamo preparare anche in casa. Noi abbiamo queste piccole bestioline, come chiamano un bambino molto caro che è mio vicino di casa, che sono questi lattobacilli ai quali noi aggiungiamo ogni giorno del latte e loro producono per noi. Questo kefir, che è leggermente acido, può essere aggiunto ai nostri frullati in piccoli quantitativi, perché ad esempio per i bimbi e per gli anziani che amano i dolci, anche per le donne in menopausa, l'acido non è molto piacevole, ma basta proprio un cucchiaio all'interno di un frullato preparato con un po' di furbizia, e lì veramente andiamo a aumentare le nostre difese immunitarie. Allora andiamo a vedere con Mirko De Stefani, Motore Salute Regioni, vediamo. Buonasera e benvenuti a Motore Salute Regioni. Bologna, novità per il fascicolo sanitario elettronico. Arrivano nuove funzioni per il fascicolo sanitario elettronico, lo strumento che permette di raccogliere tutta la storia clinica e sanitaria di una persona, dai referti delle visite alle prescrizioni farmaceutiche, ed accedere online a tanti servizi, come ad esempio la prenotazione e il pagamento di un esame.
Dal 14 febbraio i cittadini residenti in Emilia-Romagna avranno tre ulteriori opportunità. Attraverso le funzioni stampa del libretto sanitario potranno consultare il proprio libretto, comprese le esenzioni riconosciute. Cambiare medico e con la funzione autocertificazione della fascia di reddito si potrà effettuare o modificare l'autocertificazione del proprio reddito e verificare la correttezza della registrazione mantenendo memoria dello storico. Il fascicolo sanitario elettronico è facoltativo e gratuito. Può essere attivato in qualsiasi momento da tutte le persone maggiorenni e iscritte al servizio sanitario regionale, che hanno dunque scelto un medico o un pediatra di famiglia e che hanno dato il proprio consenso formale all'inserimento dei propri dati. L'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno ha avviato una innovativa metodica per la diagnosi precoce del tumore alla prostata. La tecnica è definita Fusion e deriva il suo nome dal fatto che è costituita dalla fusione dalle immagini della risonanza magnetica 3T, che ha un'elevata capacità nel rivelare le lesioni, con l'ecografia trans, ottima guida per le biopsie. In pratica si vanno a sovrapporre le immagini tridimensionali della risonanza magnetica 3D a quelle ecografiche al fine di poter indirizzare l'ago della biopsia con precisione sulla lesione sospetta. Un enorme vantaggio per i pazienti a cui prima, essendo l'ecografia di immagine bidimensionale, era necessario effettuarne almeno una decina di prelievi sparsi sulla prostata per essere sicuri di avere prelevato il tessuto interessato. E per questa sera è tutto, passo la linea allo studio. Buonasera. Grazie a Mirko De Stefani. Allora, abbiamo chiuso la partita frullati, estratti, centrifugati, abbiamo anche aggiunto un cucchiaio di kefir o di yogurt e a questo punto parliamo di, ad esempio, di gomasio, ad esempio di altri alimenti che ci aiutano a mantenerci in salute e quindi, come dicevamo, sani e belli. Sani e belli. Questo mi viene in mente molto, il gommasio è la parola chiave, io il link con signore che soffrono di cellulite, quindi di retenzione idrica e anche persone ipertese, no? Perché l'idea del gommasio è nata dal fatto che si tende a consigliarlo perché dà sapore senza andare a introdurre dei sali che chiaramente non ci aiutano, quindi così come sarebbe interessante imparare a fare il dado in casa. Perché i dadi chiaramente non aiutano, ci sono dei prodotti in vendita facilissimi che fanno tutto praticamente loro. Oppure ancora andare a riconoscere molto bene la frutta e la verdura. Ad esempio, quando io parlo della banana, tutti mi dicono: ah, guardi, allora è ricchissima di potassio, io in palestra mi porto la banana. E invece il finocchio è più ricco di potassio rispetto alla banana e ha un apporto calorico molto inferiore. Perché ci fa bene e anche ci fa bene, assolutamente. Quindi, e poi sgranocchiandoci passa anche un pochino la fame, quindi riusciamo a mantenerci in forma perché mangiamo meno, no? Magari prima dei pasti sgranocchiare un finocchio. E questo è estremamente utile perché il finocchio veramente è un ortaggio che adesso lo troveremo sempre meno perché si va verso la bella stagione, ma che veramente crudo ha 9 kcal, è ricchissimo di fibre, è ricco di potassio e quindi è veramente un elemento prezioso. Quindi assumiamone di più. Assumiamone di più. Ma sì. Il finocchio cotto preserva le proprie qualità? Allora, questa è un'altra domanda che mi piace molto perché il finocchio cotto, ad esempio, aumenta in calorie. Perché partiamo dalle 9 e andiamo sulle 36 e questo è molto interessante perché in internet c'è proprio una tabella proprio dell'Istituto Nazionale di Ricerca Alimenti e Nutrizione che uno può andare a curiosare e va a vedere non solo la differenza tra un prodotto cotto o un prodotto crudo ma anche la composizione chimica del prodotto. Che naturalmente varia. Che naturalmente varia da cotta a cruda ma anche varia, dicevamo prima, come ad esempio una arancio ha un apporto calorico minore rispetto al mandarino,
Infatti è un pochino più dolce il mandarino e quindi sapendolo possiamo anche gestire un pochino meglio la nostra alimentazione con l'obiettivo, se quello deve essere, di non prendere peso, no? Quindi quando noi andiamo a dare una comunicazione in merito a un prodotto è importante capire dall'altra parte che cosa si vuole sapere, cioè che cosa ci serve. Il potassio in questo caso ne parlavamo per persone ipertese o persone che hanno problemi comunque di ritenzione idrica e quindi aiuta l'eliminazione del sodio. Ecco, è importante capire sempre nell'alimentazione qual è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Oppure, se noi eravamo partite parlando del gommasio, possiamo anche parlare di tutte le erbe aromatiche. Adesso va molto utilizzare le spezie, la curcuma è molto di moda, ma perché no, anche il nostro zafferano che è splendido e magari preso in pistilli, così siamo sicuri di quello che andiamo a comprare. Oltre al sapore, hanno anche altre qualità. Sì, la curcuma è proprio anche un integratore che viene utilizzato molto in caso di problemi di artrosi, no? Lo zafferano non lo so che proprietà abbia in questo momento, penso che ha la proprietà principale di Sì, farci godere di fare un tantissimo il ottimo nostro risotto risotto. alla milanese con gli Esatto. ossibuchi. Comunque, ecco, è importante anche lì quando noi andiamo a comprare la spezia, perché banalmente i pistilli proprio del fiore è un prodotto molto caro perché viene preparato a mano, ma quelle ne basta pochissimo, quindi è veramente un prodotto d'eccellenza. Un mezzo grammo per 16 risotti, Sì, sì, veramente ne serve però ricordi, pochissimo. sì, però noi in questo caso potremmo utilizzare un brodo che è anche un brodo vegetale, perché lo zafferano dà un sacco di sapore, quindi se abbiamo problemi o persone, ad esempio, vegetariane o per vari motivi non possiamo utilizzare un brodo di carne di quelli belli fatti in casa, possiamo benissimo utilizzare il nostro brodo vegetale, perché lo zafferano ci dà un sacco di piacere. Allora, andiamo a vedere Cinzia Boschero con Motore Salute Europa. Vediamo. Benvenuti a Motore Salute Europa. Si è svolta a Milano la settima edizione dell'importante manifestazione europea internazionale Olio Officina. Erano presenti molto esperti sul tema dell'olio e la professoressa Rosalia Cavalieri dell'Università di Messina ha evidenziato la sensorialità delle piante. Vediamo che cosa ci ha detto. Professoressa Rosalia Cavalieri, anche le piante hanno un'anima, ricettori sensoriali per reagire. È vero che comunicano? Sì, anche le piante comunicano, comunicano esattamente come fanno gli altri animali e come facciamo noi umani. Comunicano attraverso appunto emanando segnali odorosi, specialmente segnali odorosi, segnali chimici, segnali meccanici, anche attraverso il movimento, sebbene noi siamo portati a considerarli organismi immobili. L'intelligenza delle piante è comparata a quella di uno sciame o di uno stormo di uccelli, che esibiscono le cosiddette proprietà emergenti, dove ogni singola parte lavora autonomamente, però insieme alle altre, quindi diciamo, questo si rafforza rispetto diciamo, al singolo individuo. Ecco. A livello europeo ci sono dei progetti di ricerca che proprio studiano questa dinamica, cioè parti connesse però indipendenti tra loro, che consentono proprio lo svolgimento di più attività e quindi una, chiamiamo, sopravvivenza del sistema. Addirittura per l'informatica si sta valutando quello che è il meccanismo vegetale. Quanto è importante anche per la salute uno studio approfondito della sensorialità del linguaggio del vegetale? Ma credo che sia, diciamo, sia importante perché ci sono alcuni studi che attestano, per esempio, che vivere in luoghi, in ambienti che sono appunto, diciamo, dove ci sono dei giardini, dove ci sono dei parchi, dove ci sono degli alberi, delle piante, fa bene alla salute, favorisce anche, diciamo, anche per le persone depresse, diciamo, serve non dico a curare la depressione, ma comunque ad attenuare, diciamo, anche degli stati depressivi. E pare che anche, diciamo, quegli ospedali che sono, come dire, collocati in dei luoghi che hanno anche, insomma, c'è un giardino, c'è un parco, pare che questo, diciamo, contribuisca molto, diciamo, a migliorare anche l'umore dei pazienti.
Grazie per averci seguito, alla prossima puntata. Se volete approfondire che cosa è l'olio e come è importante per la nostra salute, contattate Olio Officina oppure scrivete alla nostra redazione. Grazie per averci seguito. Grazie a Cinzia Boschiero, ma non abbiamo ancora detto che il govasio è fatto fondamentalmente di semi di sesamo. Sì, di semi il di sesamo. Il sesamo è un alimento estremamente ricco di calcio. Sì, infatti lo stavo dicendo, io il govasio lo consiglio sempre molto, addirittura io consiglio solo i semi di sesamo nell'insalata. Perché a parte che sono carini, perché ci sono neri o bianchi e neri sono molto sono piacevoli estetici. Anche a vederli, sì, di solito con le uvette di quaglia, insomma si fanno queste insalatone gradevoli all'occhio e quindi anche al gusto. E sono ricchissimi di calcio, quindi è vero che non se ne usano tantissimi, però è quell'in più di calcio che può essere utile a tutti in famiglia e soprattutto appunto alle persone che hanno bisogno di calcio. Quindi la signora in menopausa che a volte si trascura un po' perché corre per tutti in famiglia, magari banalmente un'acqua ricca di calcio, i semi di sesamo nell'insalata anziché il sale, sono piccoli aiuti ma che nel quotidiano possono essere interessanti. E poi ricordiamo che ci sono anche degli ortaggi ricchi di calcio, quindi è vero, non risolvono del tutto il discorso osteoporosi, però sicuramente nel quotidiano possiamo combatterla. Allora, io chiuderei questa trasmissione però con un tema che è molto caro alle signore più che ai signori: come combattiamo la cellulite a parte assumendo poco sale? A parte assumendo abbiamo poco due sale, minuti, sono anche direi pochi. Di andare a nuotare, cioè fare tanta attività fisica in modo saggio. Quindi il nuoto è un massaggio splendido che magari è meno piacevole di quello dell'estetista, ma senz'altro è un massaggio splendido alle gambe. Prendere una bella tavoletta e far gambe, gambe, gambe in piscina. E questo veramente fa delle gambe splendide. E il massaggio? Il massaggio è una coccola, senz'altro linfodrenante, quindi anche l'appresso aiuta senz'altro. Ha uno spirito diverso, no? Quindi magari entrambe, così arriviamo proprio con delle gambe splendide per l'estate. E un ultimo consiglio alimentare per combattere ritenzione idrica e cellulite? Questo, ad esempio, non cadere sulle patatine fritte, oppure, che sono buonissime, ma avere un buon senso. Ad esempio, vedo molte signore che stanno molto attente su quello che mangiano e poi bevono super alcolici, quindi tutto questo chiaramente non aiuta. Però ci deve essere anche il momento di follia, per fortuna, e quindi va ricompensato. Cioè, è proprio uno stile di vita che è diverso da vedere la cosa come una violenza su se stessi, è un prendersi cura. Direi che con questo possiamo chiudere. Prendiamoci cura di noi perché ne saremo anche più soddisfatte, oltre che naturalmente molto più sane. Assolutamente sì. Grazie per essere stata con noi. Buona serata a tutti.